venire qui sia Giuliano Soran che Andrea Del Buono. Grazie per l'accoglienza che ci date, e ai miei amici carissimi che già in banco ci hanno presentato, e all'amore che trasferisce e che mi ha trasmesso qui la mia una poetessa, che ci ha dedicato anche, grazie ad una poesia di Flavia Rocco, ci ha dedicato anche la poesia della Terra dei Fuochi, grazie. Noi siamo ricercatori e ci stiamo occupando dell'inquinamento. E come tutte le fondazioni, la nostra si chiama DD Clinic Serie a Caserta, siamo partiti da un obiettivo. L'obiettivo è andiamo a vedere i longevi che sopravvivono nella terra inquinata. Cioè abbiamo invertito l'oggetto della ricerca. Cioè ci siamo posti la domanda, ma chi arriva a 100 anni in un ambiente così inquinato deve avere qualcosa, una marcia in più. Allora io voglio copiare quel meccanismo biologico. E abbiamo fatto un po' di cose, non è questa la sede, però la sintesi è questa. Abbiamo compreso, abbiamo intuito che forse la natura ci dà l'opportunità di pulire il corpo dai tossici. E da dove siamo partiti? Siamo partiti ad osservare, e voi tutti ne avete sicuramente visto delle immagini, da dove sono state interrate delle sostanze tossiche. Si vedono delle belle distese di un verde smeraldo ed è sempre un unico vegetale che sopravvive in quella, questa erbetta che si chiama il gogliarello. E ci sono anche dei funghi particolari che sono i porcini, sono dei porcini scuri. Ci siamo messi un po' a studiare le caratteristiche di questi vegetali e abbiamo intuito delle cose che noi quest'anno vorremmo studiare sulle persone. Quindi il motivo del 5 per 1000 noi chiediamo o ai progetti che noi partecipiamo e perché che cosa vogliamo fare. Abbiamo visto che i longevi della terra dei fuochi che sopravvivono hanno una caratteristica, cioè hanno tutti gli inquinanti che noi tutti abbiamo. Li abbiamo trovati questi inquinanti nei capelli, perché il capello è un poco, dico, la cassa di risonanza dell'intossicazione ambientale, cioè nei nostri capelli si accumulano quello che si accumula nelle nostre cellule, sono cellule dei nostri capelli, quindi io posso prendere dei capelli e sapere perfettamente in quale ambiente questo corpo vive, e soprattutto questo corpo vive in un ambiente che mi dà il monitor di quell'ambiente, cioè il fatto che io possa avere il mercurio significa che io sono immerso in un ambiente dove c'è il mercurio. L'osservazione e la riflessione è questa: il tonno, il pesce spada sono animali fortemente inquinati da mercurio, tant'è che io vi dico, consumatelo una tanto, state attenti all'utilizzo di questi animali. Se siete donne in gravidanza, cercate di non consumarlo affatto. Dovete pensare che ogni microgrammo di mercurio in più nel corpo scende di 7 punti il quoziente intellettivo del bambino, del nascituro. Ma vado ancora oltre, questi stessi inquinanti del capello li troviamo nel liquido seminale, l'infertilità è un altro di questi fenomeni. E vado ancora oltre, viene ereditato anche dal bambino lo stato di tossicità e di danno. E la cosa interessante però è che questi animali sopravvivono, stanno bene, in salute, sono longevi e non fanno manco il cancro come lo fanno altri animali. Ecco un'altra caratteristica di difesa, no? Abbiamo compreso che questi animali hanno delle caratteristiche metaboliche, tra cui un equilibrio di alcuni minerali. Allora noi che cosa vogliamo fare? Vogliamo prendere 1000 persone, perché ci dicono avete studiato poche persone, perché ne avete prese solo 30, e datemi la possibilità di studiarne 10.000. Questo è il motivo. Prendere delle persone che sono 1000, il progetto prevede 1000 arruolati, prendere i capelli, vedere lo stato di tossicità, capire qual è l'alterato equilibrio e rimettere in equilibrio questi minerali. Cioè abbiamo capito che se io rimetto in equilibrio i minerali nel corpo si sbloccano dei processi metabolici. È abbastanza complesso adesso spiegarvi questo, però voi comprenderete bene che se vi do il mercurio perché è tossico? Perché blocca dei processi metabolici, le cellule non funzionano, quindi ecco il tumore, il cancro, le malattie croniche. Viceversa, se io ho questo mercurio, gli metto un qualcosa che lo lega, si chiamano chelanti, va bene, lo blocco, il mercurio può stare nel mio corpo come sta nel tonno e nel pesce spada
e non dà assolutamente nessun tipo di problema. Il nostro intento è quello di studiare i chelanti vegetali, cioè molecole che sono dei vegetali. E la cosa ancora più interessante è che la cosa è molto semplice. Come diceva l'architetto Curreli, parte che abbiamo visto che ci sono delle piante che possono ricoprire il terreno, quindi noi dobbiamo chiedere agli agricoltori di fare la rotazione e di coltivare con un certo modello, che è un modello agronomico e biosinergico dell'agricoltura, ma ancora possiamo fare di più se io metto, e quindi ritorno ai longevi che abbiamo studiato, i nostri longevi ci hanno colpito perché prendo la mela, cottura, consumatela. Noi tutti che cosa facciamo? No, dottore, dovete mangiare così com'è, questo si mangia così. Andando ad analizzare quella mela presa dall'albero in quel modo, contiene tutta una serie di proprietà che la mela invece che è stata coltivata in maniera diversa non ha. Non solo, ma quando io gli porto una rapa per parlare di quello che abbiamo fatto, il contadino la guarda, la nonnina la guarda, ma io ho quelle del mio giardino, dottore, mangio prima le mie e poi consumo questa. La rapa del suo giardino ha costruito degli anticorpi, cioè in sintesi, quella, il vegetale, non avendo le gambe, si deve difendere dai tossici e lo fa producendo delle molecole che si chiamano fitocheratine a difesa dei tossici di quel territorio. Quindi se io consumassi un prodotto vegetale che viene dalla Tunisia, va benissimo per il tunisino, ma potrebbe non essere utile per me. Noi dobbiamo recuperare il territorio sano a chilometro zero, quindi l'obiettivo del 2019 è studiare mille persone e recuperare il nostro territorio sano che ce n'è tanto. E poi non è la terra dei fuochi, ma è il mondo dei fuochi. Noi vogliamo un mondo di amore, infatti il nostro progetto si chiama l'Italia dei cuori, in sintonia con quello che gli artisti, e che bello trovare poi l'arte che è un'emozione, quindi questo per me mi arricchisce. Noi vorremmo dire a tutti, guardate, che anche i peruviani, abbiamo preso 7, e vi dico che è stato complicatissimo tagliare i capelli ai peruviani, perché per loro è stato, abbiamo rischiato di brutto, e abbiamo trovato gli stessi inquinanti che abbiamo noi qui. Quindi non esiste un inquinante, esistono delle aree inquinate, ed è vero, ma che noi possiamo certamente intervenire. E finisco con la bottiglietta d'acqua, che credo che sia un'informazione importante. A parte che queste bottigliette noi ce le... non è l'inquinante solo macroscopico, ma in maniera microscopica stanno entrando altri inquinanti nelle nostre cellule. Perché quel polietilene, questa molecola, questa plastica, in maniera, diciamo, io parlo di angstrom, di micron, cioè si formano delle micromolecole che purtroppo passano e arrivano nelle cellule. In pratica è spazzatura delle nostre cellule devono accumulare. E che cosa si può fare? Uno, cercate di usarle il meno possibile. Quando aprite una bottiglia di plastica, consumatela subito o versatela in una bottiglia di vetro, cioè per evitare che l'acqua batti continuamente vicino alle pareti di questa bottiglietta. Usiamola soltanto per il viaggio, per lo spostamento. Impariamo ad usare il vetro. E poi la cosa ancora più importante, se noi facciamo, noi guidiamo, noi abbiamo fatto un lavoro nel nostro territorio a non far prendere le bottigliette gassate, come faccio i nomi commerciali, tutto ciò che è gas, e vi posso dire che i nostri ristoratori della zona hanno compreso la lezione, perché se non la chiedono poi cambiano atteggiamento. Quindi siamo noi anche a guidare il mercato. Vi ringrazio, grazie per l'attenzione. Ringraziamo la nostra amica Angela Maria e l'associazione Dina, quindi tutti voi che ci avete ospitato qui. Volevo ringraziare anche il mio amico Alfonso Curreri e la sua consorte, grazie. Allora, io sono una testimonianza, un po' della terra dei fuochi, quindi la mia storia personale è che mi tocca da vicino. Ma può toccare anche tutti quanti voi, perché tutti quanti voi hanno dei figli sicuramente. Io ho un figlio che adesso ha 24 anni e qualche anno fa si è ammalato di cancro. Oggi sta bene, fortunatamente, però tanti altri come lui non ce l'hanno fatta. Quindi questa è stata la spinta
fare qualcosa, ecco, per, mi ha proprio scosso, no? Mi ha cambiato la vita, la mia esperienza personale. E quindi, insieme al dottore Del Buono e alla Fondazione DDP, ci stiamo occupando. Per noi questa è diventata una vera e propria missione. E chiediamo un contributo, 5 per 1000, ecco, per sostenere la nostra fondazione proprio per realizzare questo progetto di bonifica con l'affitto e rimediazione. E quindi occuparci della terra dei fuochi, però, ecco, insisto sul dire che non si tratta della Campania, non si tratta della terra dei fuochi Campania, ma dell'Italia dei fuochi, noi siamo quindi italiani, ma possiamo dire anche del mondo, quindi il mondo dei fuochi. Ecco, io sono qui, vi ringrazio, questa è la mia testimonianza, quindi ecco, pensateci, tutti quanti noi, anzi nessuno di noi è immune al cancro, quindi dobbiamo fare qualcosa. Noi ci stiamo provando. Grazie. Così si spera. Noi sappiamo anche che in questa bella amicizia la nostra Giuliana Sorà è candidata al Senato. Sono stata candidata al Senato. No, vabbè. Non c'entra questo, sono stata candidata al Senato l'anno scorso, sono la prima non eletta a Caserta al Senato. Però ecco, non è questo il motivo. Io mi occupo della terra dei fuochi prima, insomma, di entrare in politica. La politica è diventata una passione. Ecco, io vorrei rappresentare la politica del cambiamento, ma del cambiamento vero, non quello che vediamo oggi. Tutto qui. Grazie. Tutti quanti, anche come Paola, è una cara amica, perché ama veramente Sermoneta e il nostro territorio della Tramontina. E lei è portavoce di tante problematiche del territorio. E io la seguo moltissimo e per questo le voglio bene. A me cosa importa la corrente? A me mi interessa lavorare.